Sul web un potenziale cliente può trovarti letteralmente ovunque, magari su Facebook, su Instagram, forse LinkedIn, Pinterest, YouTube. E come dimenticare tutti i nuovi social di ultima generazione, quelli che spuntano come funghi, così, come se tutto quello che noi dovessimo fare dal giorno alla notte, come imprenditrici digitali o non digitali, fosse gestire questi benedetti social. Ora, il fatto che questo nostro cliente ideale possa trovarci ovunque sembra una notizia fantastica sulle prime, però è un'arma a doppio taglio. E il motivo è che ti regala l'illusione di poter essere dappertutto. In realtà poi però, se non la gestisci bene, finisci per non essere da nessuna parte, mentre intanto tutte le tue energie praticamente vengono strizzate come un calzino bagnato. E quindi cominci a creare nuovi profili, canali, pagine, senza alcun criterio, sforzandoti di stare al passo e con tutto. Poi magari ci riesci per un po', però alla fine i nodi vengono al pettine. Chi ha tempo di pubblicare ogni giorno? Nessuno. Passare tutto questo tempo sui social è davvero strategico per la mia attività, anche se poi il tempo lo trovo? Indizio. No. Sono di nuovo corto di idee. Cosa faccio? Mollo tutto? Perché ogni volta che pubblico qualcosa, la risposta è il suono dei grilli, cioè il silenzio assoluto? Ogni social network segue una logica ben precisa e quindi tentare di usare la stessa strategia a tappeto senza approfondire almeno un minimo le differenze sarebbe un po' come viaggiare per il mondo insistendo a parlare solo l'italiano. Magari avremo anche qualche colpo di fortuna ogni tanto, ma ad un certo punto non ci risponderà più nessuno. Ecco, esistono sicuramente piattaforme utili per pubblicare contemporaneamente su più canali social e sono fantastiche. Però anche in quel caso c'è bisogno di qualcuno, se non sei tu, che vada a fare delle piccole modifiche, soprattutto quando i social sono molto diversi fra loro. E quindi quando parti, tentare di pubblicare ovunque non fa che diluire le tue energie e insieme alle energie anche i risultati. Qual è la soluzione? La soluzione è una soltanto. Studia dove si trova la tua audience, la maggior parte della tua audience, e scegli una piattaforma social, una sola, da cui partire. Impara la lingua di quella piattaforma, le regole, e poi crea un calendario editoriale che ti consenta di pubblicare con costanza per almeno 90 giorni, almeno 3 mesi costanti. Ecco, e qui veniamo finalmente al nocciolo della questione. Ma quando parlo di costanza, non ti sto invitando a pubblicare ogni giorno. Da me questo invito non lo sentirai mai. Quando parlo di costanza, mi riferisco al definire una cadenza periodica che seguirai per almeno 3 mesi e oltre, se poi funziona. E anche qui non esiste una frequenza ottimale che valga sempre e comunque. A volte mi arrivano queste domande, ma dovrei pubblicare una volta al giorno, una volta ogni due, una volta ogni tre. Allora, non partire da quanto è bene pubblicare per il social, visto che tra l'altro è difficile che ci siano delle regole standard che poi restano invariate. L'importante è che sia una frequenza sostenibile per te, per consentirti di pubblicare con costanza. Se non hai ancora un team di riferimento, soprattutto se stai facendo tutto da sola, può essere che pubblicare una volta a settimana sia il massimo che puoi fare adesso. E allora che sia, pubblica una volta a settimana, piuttosto che rinunciare comunque del tutto a non essere in nessuna piattaforma social, sapendo che però può aiutare la tua visibilità, inizia con una volta a settimana. E per facilitarti nella creazione del tuo piano editoriale, prepara dei contenuti per ogni settimana in anticipo, almeno in anticipo di una quindicina di giorni. Quindi tu prepari adesso un bel po' di contenuti in maniera tale che per 15 giorni sei tranquilla. All'inizio ci sarà un po' di sovrapposizione naturalmente, ma l'idea è quella di essere sempre in anticipo di un paio di settimane, almeno di una settimana. Questo ti consente di avere tutto il tempo di lasciar sedimentare le idee, di lasciar sedimentare la creatività, invece di ritrovarti con «Oddio, devo pubblicare oggi perché è una vita che non pubblico, che cavolo pubblico a caso» e poi non ottengo risultati. Può essere tra l'altro che anche mettendoci tutta la testa del mondo tu non ottenga subito risultati. Inoltre può anche succedere che se utilizzi una piattaforma social da un po', ad un certo punto i risultati, come dire, subiscano un calo e poi si riprendano, ma è parte del gioco dei social. Quindi la cosa importante è che questi social non ti risucchino tutte le energie che hai e non ti portino a perdere di vista quali sono delle attività davvero strategiche per il tuo business digitale, che non sono
trascorre tutta la giornata di fronte ad Instagram per fare 20 reels, ok? Ora, anche quando sei bravissima a pianificare il tuo calendario editoriale, può succedere comunque che tu ti ritrovi a corto di idee. Ecco, in quel caso c'è sempre una soluzione. E la mia soluzione preferita è estrapolare dai contenuti che propongo nei miei corsi, nelle mie newsletter, delle pillole social che aiutino chi mi segue a capire chi sono, perché possono fidarsi di me, rispetto ovviamente a quello che faccio, oppure che possano rispondere alle domande che ricevo con maggior frequenza nei messaggi privati o sotto ai commenti. Questo è il modo più semplice, tra l'altro, per parlare di quello che offri senza parlarne affatto, fornire del valore pratico a chi ti segue, che vada a risolvere la sfida e il problema che chi ti segue vuole risolvere. È ora di darci un taglio con il tentare di essere ovunque a metà e cominciare ad essere in un solo posto, ma completamente e soprattutto nel modo più ottimale possibile. Sei con me? Allora lasciami una recensione se stai ascoltando questa puntata da Spreaker, Spotify, iTunes o qualunque sia la tua piattaforma podcast preferita, oppure lasciami un feedback sotto a questo video YouTube se stai guardando il video da YouTube o sul blog se stai guardando questo video da pit-academy.it/podcast. Ricordati anche, se lascerai un commento su YouTube o sul blog, di raccontarci che cosa fai e dove possiamo trovarti sulla tua piattaforma social preferita, o meglio quella che hai scelto, da cui hai scelto di partire. È tutto per questa nuova puntata di Impact Girl, noi come sempre ci vediamo alla prossima. Questo è tutto per la puntata di oggi, spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, puoi farlo visitando il sito biz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.